Attacco determinante con il metodo TV. Prendiamo sempre, però prendiamo la matrice 3x3 così non dobbiamo fare troppi conti. Allora, prendiamo questa matrice qua, 0, 1, 2, 1, 1, meno 1 e 3, meno 1, 2. Ok? Vabbè. Allora, quando andiamo a fare il calcolo di questo determinante, se non vogliamo usare le formule di Laplace, ma ridurre la matrice triangolare, incontriamo subito un problema. Allora, come funziona il metodo del pivot? Noi vogliamo creare degli zeri sotto la diagonale principale, cioè nel caso della matrice 3x3 in queste tre posizioni qua, in maniera tale che la nostra matrice diventi triangolare superiore e a quel punto il determinante si possa calcolare facendo il prodotto degli elementi variabili. Chiaro? Allora, qual è il problema? È che per far venire 0 qua si prendeva e si sommava a questa riga un multiplo della prima. Per esempio, se qua c'era 1 si prendeva la seconda meno la prima. Chiaro? Ora il problema qual è? Che qua non si può fare perché la prima qua c'è 0, quindi non posso fare qualunque multiplo della prima subito. Il multiplo di A11 farà sempre 0, quando vado a togliere A12 rimarrà sempre uguale. Allora come si fa? Molto semplice, si prende e si scambia le righe 1, 1, meno 1, 0, 1, 2, 3, meno 1, 2. Allora, andiamo a fare adesso, qua c'eravamo A, adesso abbiamo A'. Cosa sappiamo del determinante di A e di A'? Sappiamo che i determinanti di A e di A' sono opposti, perché abbiamo scambiato due righe. Chiaro? Però è un problema? No, perché basta ricordarci che abbiamo fatto un cambiamento di segno. Quando arriveremo alla fine e calcoleremo il determinante che arriverà, ci cambiamo il segno e sarà il determinante di A. Quindi A' uguale. Adesso, oltretutto, nello scambiare abbiamo fatto già uscire uno 0 qua sotto. Adesso se vogliamo fare cambiare di nuovo la matrice, cosa possiamo fare? Questa meno il triplo di questa, quindi abbiamo 1, 1, meno 1, 0, 1, 2, il triplo di questa è 3, 3, meno 3, quindi 3 meno 3 fa 0, meno 1, meno 3 fa meno 4, 2 meno meno 3 fa 5. Poi adesso abbiamo 1, 1, meno 1, 0, 1, 2. Adesso cosa dobbiamo fare? Prendiamo il quadruplo di questa che fa 4, 8 e la sommiamo alla terza, quindi viene 0, 0, 3. Adesso noi sappiamo che il determinante di questa è uguale al determinante di questa, che è uguale al determinante di questa, che è uguale a meno il determinante di A. Quindi il determinante di A fa meno 3. Perché in tutti questi passaggi il determinante non è cambiato, mentre nel primo passaggio il determinante è cambiato perché abbiamo effettuato uno scambio di righe. Allora andiamo a controllare, andiamo a sviluppare secondo una qualunque riga o colonna. Per esempio, sviluppiamo secondo la prima riga. Allora, determinante di A, allora, 0 per non si scrive, quindi poi viene meno 1 per meno il determinante di 1 meno 1, 3, 2, più 2 per il determinante di 1, 1, 3, meno 1. Quindi viene, allora qua abbiamo 2 più 3 che fa 5, quindi qua viene meno 5, poi qua abbiamo meno 1 meno 3 fa 2
meno meno 3 qua, più 5, meno 9, meno 5, 0, 1. Qua mi viene meno 13, qualcosa ho sbagliato da qualche parte, vediamo un po' dove ho sbagliato. 1, meno 1, 3, 5. Alla fine 8 più 5 è 13. Meno 13. No, no, quello l'avevo visto. No, so. Aspetta. Meno 1. Meno 3. Ah sì, perché qua era la somma, era 13 e qua era meno 13. 8 più 5, non era 8 meno 5. Ok. Come vedete funziona. Allora, oh, vediamo un po'. E se io ho questa matrice qua, chiamiamola B, questa matrice qua. Allora, in questo caso qui, da una parte uno potrebbe dire, beh, guarda però che tu non hai nessuna, qua non ce l'hai un elemento diverso da 0, ti serviva un elemento diverso da 0 in A1, 1 per mandare a 0 tutti quelli sotto, però dall'altra parte quelli sotto già sono 0. Ma in questo caso io ho bisogno di proseguire e andare avanti? Perché no? Quant'è il determinante di B? Perché è 0? Sviluppare secondo la prima colonna su tutti i zeri viene 0. Quindi tra l'altro abbiamo quindi a quanto eravamo arrivati con la proprietà? 5 a 6? 5. Allora, 6, se una matrice ha una riga o una colonna nulla, la matrice è n per n, il suo determinante matrice a n per n ha una riga, no? Allora il determinante di A quanto deve fare? 0. Allora vediamo un po' se avete capito. Vedete questa matrice qua? Quant'è il determinante di questa matrice? Allora, questa è la matrice 5 per 5. Diciamo che stavamo procedendo col metodo del pivot. Allora, con questo ci abbiamo annullato tutti quelli sotto. Poi con questo ci abbiamo annullato tutti quelli sotto. Con questo abbiamo annullato tutti quelli sotto. Scusate, con questo avremmo tutto. Cioè quando arriviamo qua ci abbiamo una colonna nulla. Quindi quando fa questo determinante?
fa 0. Perché fa 0? Perché, allora, mettiamo che qua ci sia una matrice quadrata senza sapere come si chiama, la chiamo F. Allora, quando io vado a sviluppare secondo la prima riga, la prima colonna, qua cosa mi viene? 1 per il determinante di questa. Quindi viene 1 per 4 per il determinante di F. Quindi determinante di C uguale 1 per 4 per il determinante di questa matrice qua che chiamo F. O chiamo D. No, F, meglio. D sembra una diagonale. Ma siccome il determinante di F quanto fa? Perché F c'ha una colonna nulla, la matrice C ha determinante pari a 0. 1 per 4 è 0. Quindi il discorso del determinante nullo vale o quando una colonna è nulla. Noi stiamo facendo il metodo del tipo per righe, quindi stiamo annullando tutto ciò, tutti gli elementi che stanno di sotto della diagonale principale, e procediamo in ordine di colonna. Però prima annulliamo quelli della prima colonna, poi quelli della seconda colonna, poi quelli della terza colonna. Se però a un certo punto ho annullato quelli al di sotto della diagonale principale per la prima e seconda colonna, arrivo alla terza colonna e mi sono zeri tutti, compreso quello della diagonale principale, automaticamente non c'è bisogno di proseguire e possiamo direttamente dire che il determinante farà 0. Quindi in questo caso non c'è bisogno di proseguire, indipendentemente da eventuali scambi di righe o di colonne precedenti, perché meno 0 fa sempre 0, no? Chiaro? Quindi torniamo all'esempio di partenza in cui il determinante faceva meno 13. Che succede? Prima faccio uno scambio. Per poter fare uno scambio devo avere almeno un elemento sulla prima colonna diverso da 0, se no che scambio devo fare? Cioè tu c'hai tutta la colonna 1. Porto un elemento diverso da 0 a posto di A1, 1. Poi con i multipli della prima riga ci annullo tutti i primi elementi delle altre righe. Il secondo era già 0, quindi non faccio nulla. Il terzo, prendo questo e ci tolgo il primo di questa e lo annullo. Poi prendo questo e ci sommo il quadruplo della seconda e annullo pure questo. Quando arrivo a questo punto, quando è che secondo voi il determinante della matrice di partenza era diverso da 0? L'unico modo per essere, siccome alla fine arriva una matrice diagonale, allora o interrompevo questo metodo, perché lo interrompevo? Perché a un certo punto una delle matrici sottomatrici ci aveva la prima colonna nulla. In quel caso il determinante della matrice faceva 0. L'unico modo per, diciamo, in cui, per cui il determinante di A doveva essere diverso da 0 è che doveva, questo procedimento non si doveva mai, doveva sempre poter essere proseguito, e alla fine devo arrivare a una diagonale principale con tutti gli elementi diversi da 0. È l'unico modo perché il determinante possa essere diverso da 0. Quindi nel metodo del pivot, se io procedendo in questo modo arrivo a una matrice triangolare con tutti gli elementi sulla diagonale diversi da 0, il determinante non è nullo. Altrimenti una matrice del genere si dice una matrice a scala. Perché è una matrice a scala? Perché vedete, questa qui c'è un elemento eventualmente diverso da 0, questa qua ce n'ha al massimo 2, questa qua ce n'ha 3, perciò si chiama a scala. Quindi se io arrivo fino alla fine e ottengo la mia matrice a scala con tutti i pivot, i pivot chi sono? Sono esattamente questi. Se arriva una matrice a scala con i pivot diversi da 0, il determinante è diverso da 0. Altrimenti non ci arrivo a questa situazione, oppure arriverò a una matrice a scala però il qualche pivot sarà 0. Chiaro? Anche qua, per esempio, io qua potrei proseguire, posso annullare questo,
con questo. Però a che cosa ci guadagni? Ci guadagni la matrice sarà la scala, però il primo pivot sarà comunque 0. Anche qui posso annullare questo con questo, basta sottrarre dalla quinta riga i due terzi della quarta. Però che ci guadagni? Che i pivot saranno 1, 4, 0, 3 e quello che viene qua. Siccome il pivot è 0, comunque il determinante sarà 0. Quindi fate attenzione che la matrice ha determinante non nullo se e solo se alla conclusione del metodo del pivot tutti i pivot sono diversi da 0. Cioè proprio se e solo se. Se la matrice ha determinante nullo, alla fine qualche pivot è 0. Se la matrice ha determinante non nullo, tutti i pivot saranno diversi da 0. Si riesce sempre ad arrivare alla fine cambiando soltanto eventualmente il segno al determinante della matrice. Chiaro? Praticamente è chiaro come funziona questo metodo? Facciamo un altro paio di esempi e poi lo enunciamo in generale. Allora, prendiamo questa matrice qua. Allora, io vado, cambiamenti di segno, ah, ci metto un meno, perché? Perché voglio fare così. Dice, ma questo in realtà non era necessario, perché per annullare questo basta sommare basta sottrarre la metà di quella di prima. Però siccome dobbiamo fare i conti a mano, io preferisco avere questo sopra, perché? Perché è più piccolo, è un sottomultiplo di questi due. Quindi adesso, avendo scambiato prima e seconda riga, ho fatto un cambiamento di segno. Adesso da questa tolgo il doppio di questa, allora 1 meno 1, 2 rimane uguale. Poi qua abbiamo 0 e il doppio di questa è 2 meno 2 è 4, 1 meno meno 2 fa 3, 1 meno 4 fa meno 3, poi c'è 4, vabbè, qua fatemelo fare direttamente, il quadruplo di questa fa 4, meno 4, 8, facciamo la differenza, 4 meno 4 fa 0, 3 meno meno 4 fa 7, meno 5 meno 8 fa meno 13, cioè i cambiamenti nei quali annullo questo e annullo questo si possono fare anche tutti insieme, diciamo, sulla colonna, no? Non è che li devo fare una alla volta e farne 50, basta, diciamo, alla seconda ho tolto il doppio della prima, alla terza ho tolto il quadruplo della prima. Se ho fatto qualche errore ditemelo subito. Adesso per annullare qua, allora ho 1, meno 1, 2, allora qua devo fare i 7 terzi di questa, i 7 terzi di questa me lo scrivo è 0, 7, meno 7. Adesso devo fare questa, allora la seconda la lascio stare qua,
La terza devo fare, la terza meno questa, quindi devo fare 0, 0, meno 6, che meno 13 meno meno 7 fa meno 6. Quindi quanto fa il determinante della matrice A? Quanto fa il determinante di A? No, più 18. Che qua viene meno 18, però abbiamo un cambiamento di segno, quindi dovrebbe fare più 18. Andiamo a vedere se è vero. Il determinante di A, allora sviluppiamo secondo la terza colonna, terza riga, viene 4 per 2 più 1 che fa 3, quindi 4 per 3 meno 3 che moltiplica 4 meno 1 che fa 3, 3 per 3, poi meno 5 per meno 3. Allora vedete, 12 meno 9 fa 3, 3 più 15. Provate a sviluppare secondo un'altra riga, un'altra colonna, vedete che è la stessa cosa. Va bene? Ok. Adesso cerchiamo di enunciare questo metodo come funziona in generale. Allora, qua scrivo la matrice. La matrice ha le righe A1, AN. Qua scrivo cosa devo fare. Esamino a 1-1 se A1-1 è diverso da 0, allora io sto scrivendo in italiano, voi potete fare il flowchart se vi pare. La riga AI viene aggiornata, diciamo, per i vabbè lo scrivo dopo, AI viene aggiornata con AI meno AI1 fratto A1 1 A1. Questa operazione non altera, guardate che io prendo la riga I e ci sto sommando un multiplo della riga 1. Questo qua funziona per i uguali, per i che va da 2 a n, scusate. Se invece a 1, 1 è uguale a 0, trovo a j1, diciamo a h1 tale che a h1 sia diverso da 0.
se non c'è, allora det a è uguale a 0. Se c'è, scambio la riga h e la riga 1. E torno all'inizio. Oh, quindi se questo era diverso da 0 facevo queste modifiche qua, altrimenti provavo a trovare un elemento della prima colonna non nullo. Se non ci sta e sono interessato solo a trovare il determinante, dico direttamente c'è una colonna nulla, determinante uguale a 0, stop. Se invece ci sta, scambio le righe, attenzione, scambio le righe, segno, meno segno, cioè cambio il segno, all'inizio segno uguale a 1, anche qua scrivo segno 1. Prima di, allora qua mettiamoci un asterisco, torno a asterisco, ok? Quindi potete fare il flowchart benissimo. Oh, dopo che a un certo punto o vi siete fermati perché il determinante faceva 0, o se no avete completato tutto questo, adesso cosa dovete fare? Qua andate a questa istruzione, ripetere con la sottomatrice a grande 1 1, cioè quella che si ottiene cancellando prima riga e prima colonna. Cioè facciamo di nuovo l'esempio numerico. Io ci avevo 1 0 1 2 1 2 3 meno 1 2. Allora, qua 1, 0, 1 rimane uguale, qua devo togliere il doppio di questo, mi viene 0, 1, 0 che va bene uguale, qua devo togliere il primo di questo e qua viene 0, meno 1, meno 1. Una volta che ho fatto questo, la prima colonna, che devo rifare? Lo stesso algoritmo su questa qua. Quindi se volete, questa qua è una istruzione che potete dare nei linguaggi tipo Lisp oppure, cioè, i linguaggi che ammettono la ricorsiva, cioè potete, se voi scrivete questa come subroutine, come dovete richiamare la stessa subroutine, la stessa, lo stesso programma su questa sottomatrice qua. Poi naturalmente fate la stessa cosa e poi avete finito. Se invece la matrice era 7x7, una volta che avete fatto questo sulla matrice 6x6, cosa fate? Richiamate lo stesso programma sulla matrice 5x5. Qua la matrice 5x5, quello che otterrete cancellando prima riga e prima colonna della matrice 6x6. Okay. Quindi diciamo il programma si dice che richiama se stesso, no? Però in questo caso richiama se stesso non è una, non va in loop il programma, per quale motivo? Perché ogni volta che richiama il programma l'ordine della matrice a cui viene applicato scende di 1, 3x3, 2x2, 1x1, a un certo punto il programma finisce. Ok. Oh, io però, attenzione che in questo metodo del pivot così congegnato, l'ho voluto congegnare così solo perché mi interessava il determinante e basta. Quindi, per esempio, se la prima colonna era tutti zeri, io dicevo che il determinante faceva 0 e basta. In realtà, se voglio però proseguire e voglio trovare una matrice
triangolare che abbia lo stesso determinante, io posso comunque proseguire. Ok? Basta diciamo ignorare questa operazione di stop. Se non lo trovo, invece di fare stop, vado qua. Il determinante farà 0, però farà 0 pure perché lo vedo alla fine, insomma, no? Invece di fermarmi, se non lo trovo, semplicemente passa appresso. Perché passa appresso? Perché sono tutti 0 e quindi non c'è nulla da far diventare 0, perché già lo sono. Chiaro? Quindi se ignoro questa istruzione, se non c'è, allora vado appresso. Quindi cancellando questa istruzione, il programma finisce con una matrice diagonale, con una matrice triangolare. Ok? Ok. Adesso andiamo a farlo in un caso concreto. Quindi questo è il metodo più, non è, per calcolare il determinante. Oppure per produrre una matrice triangolare che abbia determinante uguale al determinante di partenza a meno di che? A meno del segno, perché poi alla fine avremo una matrice in output e avremo un segno. Il determinante della matrice in output è uguale al determinante della matrice di partenza moltiplicato per il segno. Se il segno alla fine rimane più, perché abbiamo fatto un numero di scambi pari, allora i determinanti sono uguali. Se invece il segno rimane meno, perché il numero di scambi sono dispari, allora diciamo i determinanti saranno opposti. È chiaro? Ok. Andiamo a fare in pratica. Prendiamo per esempio 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1. Ok. Allora, questa è la matrice di partenza. Adesso facciamo 1, 1, 1, 0, 1, meno 1. Da questa devo togliere 2, 2, 2. Da questa devo togliere 3, 3, 3, quindi mi viene 0, 1, meno 1. E adesso quando vado a la prima rimane uguale, la seconda rimane uguale, la terza devo togliere la seconda e mi viene 003. Quindi il determinante è uguale a 0. Oh, in questo caso noi siamo arrivati comunque a una matrice triangolare superiore che ha lo stesso determinante di partenza. Oh, è un caso che il determinante sia 0. Cioè, voglio dire, io per esempio qua mi potevo fermare e osservare che c'era due righe uguali e il determinante faceva 0. Però se vado avanti, nulla mi impedisce di andare avanti e comunque sarà il determinante sarà 0. Perché? Perché uno dei più è 0. Quindi io posso sempre andare avanti e arrivare alla matrice diagonale anche quando il determinante è 0. Bene, come si poteva osservare che questa matrice aveva determinante 0 senza fare nessun conto? In questa matrice voi potete osservare che la terza riga è la somma delle prime due. Allora, proprietà 7, se una matrice A n per n ha una riga che è combinazione lineare
delle altre righe, il determinante di A deve valere 0. Perché? È banale questo, se vi ricordate, se io sommo a una matrice una combinazione lineare delle altre righe, il determinante non cambia. Ma se L è una combinazione lineare delle altre righe, io ce la tolgo quella combinazione e allora la riga diventa nulla. Ma siccome il determinante non è cambiato, una matrice con una riga nulla c'ha il determinante 0, allora vuol dire che il determinante era 0 già in partenza. Quindi, se vogliamo ripetere tutte queste proprietà, e ancora non abbiamo detto che vale pure per le colonne, vale pure per i determinanti di A, vale per la determinante della trasposta. Quali sono queste proprietà? Il determinante è una funzione lineare delle righe, è alternante. Il determinante delle matrici triangolari si fa facendo i prodotti degli elementi sulla diagonale. In particolare il determinante della matrice identica fa 1. E so 3. Poi il determinante, se scambiamo, vabbè, se scambiamo due righe cambia di segno, già sappiamo che è l'alternante. Se una matrice ha due righe uguali, il determinante fa 0. Se una riga somma un multiplo, diciamo una combinazione lineare delle altre righe, il determinante non cambia. Poi la sesta che abbiamo detto qua, qual era? In particolare, se la matrice è una colonna e una riga nulla, il determinante fa 0. Che però è un caso particolare di questo: se la matrice è una riga che è una combinazione lineare delle altre, il determinante fa 0. La riga nulla è sempre una combinazione lineare delle altre righe. Io tu prendi un'altra riga, moltiplichi per 0 e fa la riga nulla. Ok? Ok. Allora in realtà queste qua sono tutte proprietà derivate, quelle essenziali sono le prime tre: determinante della matrice identica 1, determinante della funzione lineare di ogni riga di ogni colonna ed è alternante, scambiando due righe determinante cambia segno. Chiaro? Ok. Allora adesso prima di proseguire parliamo un attimo dell'algebra delle matrici. Che significa algebra? Significa le matrici erano uno spazio vetto. Allora, le matrici 3x3 sono uno spazio vettoriale di dimensione 9, no 3, vi ricordate? La dimensione era tanti quanti gli elementi della matrice. Se la matrice è 5x5, lo spazio di dimensione è 25. Una base era quella canonica, tutti i zeri tranne uno da parte. Oh, però queste matrici qua non hanno soltanto la struttura di spazio vettoriale, ma hanno anche un'altra proprietà. Se io prendo A n per n e B n per n e faccio C il prodotto di A per B, dove sta? No, no. Se questo era m per n per B, il prodotto era m per B. Vi ricordate che si cancellavano quelli in mezzo? Cioè, per fare il prodotto righe per colonne, chi era C, J? Era somma di A, I, H, B, H, J, H che andava da 1 fino a N. Bisognava che il numero delle colonne della prima fosse uguale al numero delle righe della seconda. Vi ricordate come funziona il prodotto di righe per colonne? Ma lo rifacciamo. Però la cosa importante è che se io faccio, allora se facevo un prodotto di una matrice 2x3 per una matrice 3x5, il prodotto era 2x5, ricordate? Mo se faccio il prodotto n per n
n per n, qua esce n per n, cioè esce fuori un terzo elemento dello stesso spazio. Quindi in questo spazio io posso fare la somma, ma posso fare anche il prodotto. Ok? Bene. Ma però posso fare la somma e il prodotto, che vuol dire che questo è un gruppo, perché il prodotto, questo prodotto qua è associativo, cioè se io faccio A per B per C, questo è uguale ad A per B per C, facciamo il prodotto, ma non è commutativo. Adesso andiamo a fare degli esempi, questo qua non lo dimostro perché lo potete fare a mano se volete, però andiamo a prendere le matrici 2x2, 1, 2, meno 1, 3, 2, 1, 1, 3, meno 1, 0, 1. Allora, facciamo prima, questo è A, questo è B, questo è C. Allora, facciamo prima il prodotto B per C. Qua quanto fa? 6 più 0 fa 6. Meno 2 più 1 fa meno 1. 3 più 0 fa 3. Meno 1 più 1 fa 0. Andiamo a fare il prodotto. 6 più 6 fa 12. Meno 1 più 0 fa meno 1. Meno 6 più 9 fa 3. 1 più 0 fa 1. Quindi prima ho fatto B per C e poi ho fatto A per B per C. Adesso facciamo il contrario, facciamo prima A per B. Allora 2 più 2 fa 4, 2 più 2 fa 4. Poi abbiamo meno 2 più 3 che fa 1, meno 1 più 3 che fa 2, moltiplicato, questo è A per B, e adesso dobbiamo fare il prodotto per C, che è quella di prima, 3 meno 1, 0, adesso 12 più 0 fa 12, meno 4 più 4, ho sbagliato qualcosa, vediamo un po' lo sbagliato, 6 più 0 meno 2 più 1 fa meno 1, 3 più 0 meno 1 più 1 fa 0, poi 6 più 6 fa 12, meno 1 più 0 fa meno 1, meno 6 più 9 fa 3, più 1 più 0 fa 1. Ok, allora andiamo a fare prima questo prodotto qua, 2 più 2 fa 4, 1 più 2 fa 3 qua, tagliato qua, poi meno 2 più 3 fa 1, meno 1 più 3 fa 3, quindi 12 più 0 fa 12, meno 4 più 3 fa meno 1, 3 più 0 fa 3, meno 1 più 2 fa 1. Quindi quando andate a fare questo prodotto vedete che viene esattamente la stessa. Quindi vabbè, questo è un esempio, quindi non è che prova l'associatività in generale, però se vi scrivo la formula non è difficile, perché quando io faccio, soltanto che se vi scrivo la formula voi non siete abituati e ci fate fatica, però lo faccio giusto per farvi vedere che non è che so può fare benissimo. Allora, chi è A, chi è B per C? B per C è B per C IJ, non è altro che la somma per H che va da 1 a N di B IH CHJ. Chi è
chi è A per B per C? Ij. Questo è uguale a somma per H che va da 1 a N, AIH, B per C, HJ. Ma questo lo posso scrivere come somma per H che va da 1 a N, AIH, somma per K che va da 1 a N, B, HK, CKJ, uguale la somma per H che va da 1 a N della somma per K che va da 1 a N, AIH, BHK, CKJ. Questo è l'esito finale. Quando io faccio prima B per C e poi faccio A per il prodotto. Se viceversa faccio prima A per B, chi è A per B IJ? Questo è somma per H che va da 1 a N AIH BHJ. Quindi A per B per C IJ, questo è uguale a somma per H che va da 1 a N AB IH per C HJ. Ma questo è uguale a somma per H che va da 1 a N della somma per K che va da 1 a N A IK BKH CHJ. Qua ho saltato un passaggio ma si capisce. Ora se andate a confrontare qua vi trovate semplicemente H e K che sono scambiati. Cambiate di nome H e K, scambiate le sommatorie di posizione e sta a posto. Quello che è uscito sotto è uguale a quello che sta qui. Quindi questo che sta scritto qua è uguale a quello che sta scritto. Si tratta di abituarsi alla notazione letterale, niente di particolare. Ok? Però o me lo sapete fare come si dovrebbe fare, cioè con la notazione letterale, o vi fate 15 prodotti, vedete che è sempre associativo, vi convincete che sia associativo, basta che sappiate che è associativo. Cioè, quindi se fate A per B e poi il prodotto per C, oppure fate B per C e poi A per quel prodotto là, deve venire la stessa cosa. Se non viene la stessa cosa, come avete visto, quando un paio di volte ho sbagliato, sono tornato indietro e ho cercato dove stava l'errore. Oh, quello che non è vero invece è che questo prodotto sia commutativo. Non è commutativo. Perché non è commutativo? Prendete due matrici 2 per 2 a caso, 1, 2, 3, 4, meno 2, 1, 3, 5. Facciamo il prodotto, quanto viene? Meno 2 più 6 fa 4, 1 più 10 fa 11, meno 6 più 12 fa 6, 3 più 12 fa 17. Fate cioè il contrario, meno 2, 1, 3, 5, 3 più aspettate, 3 più 20, 23. Ho fatto 4 per 3 invece che 4 per 5, 3 più 20, 23. Meno 6 più
12 fa 6, 3 più 20 fa 22. Ok, facciamo il contrario. Meno 2 più 3 fa 1, meno 4 più 4 fa 0, 3 più 15 fa 18, 6 più 20 fa 26. Come vedete, questo è A per B, questo è A, questo è B, questo è AB, questo è BA. C'entra qualche cosa con AB? C'entra qualche cosa, ma non quello, cioè i termini sono completamente diversi. Però se provate a fare il determinante, vedete qua viene 92 meno 66 che fa 26, poi viene 26 meno 0 che fa 26. Quindi qualche cosa c'entra. Questo perché vedremo che poi c'è un teorema che si chiama teorema di Binet, che dice che quando faccio il determinante del prodotto di due radici quadrate A per B, questo è uguale al prodotto dei determinanti. Allora, se facciamo il determinante di questa viene 4 meno 6 che fa meno 2, il prodotto di questa fa meno 10 meno 3 che fa meno 13, meno 2 per meno 13 fa più 26, e vedete che funziona. Chiaramente se qua li sposto, il determinante è diciamo il prodotto del determinante è commutativo, perché invece di venire meno 2 per meno 13 viene meno 13 per meno 2, sempre 26 deve fare. Quindi A per B e B per A, pur essendo completamente diverse, devono avere lo stesso determinante. Però il prodotto non è commutativo, perché questo è diverso. Oh. Quindi abbiamo il primo esempio di gruppo non commutativo. Vabbè, ce ne sono tanti altri, il gruppo delle permutazioni, però qua abbiamo una somma e un prodotto. La somma è commutativa, A più B e B più A sono uguali, e il prodotto no, è la prima volta. Quindi una struttura del genere, quando questi sono pure uno spazio vettoriale, si chiama algebra. Cioè questi sono uno spazio vettoriale e si può fare un prodotto, ma il prodotto non è commutativo, si chiama algebra. Algebra delle matrici. Posso fare pure l'algebra delle funzioni, quella là è un'algebra commutativa. Io faccio f più g, f per g è un'altra funzione, però quella là è commutativa, perché f per g è g per f uguale. Oh, chi è l'elemento neutro di questo prodotto? Allora, noi sappiamo che in ogni gruppo l'elemento neutro è unico, quindi basta trovarlo. Allora, prendiamo una matrice, una di queste qua, 1, 2, 3, 4. Moltiplicata a destra per 1, 0, 0, 1, quanto viene? 1, 2, 3, 4. Moltiplicata a sinistra per 1, 0, 0, 1, quanto viene? 1, 2, 3, 4. Oh, questa cosa la potete dimostrare in generale, cioè se prendete una matrice n per n prendete l'identità n dimensionale, cioè la matrice identica n dimensionale, la moltiplicate a sinistra, cioè lo scrivo qua, i per a è uguale ad a per i è uguale, fa sempre a. Fate attenzione che questo vale se la matrice a è quadrata n per n. Perché per esempio se moltiplico una matrice k per n per una matrice n per n, ottenendo una matrice n per n, allora in quel caso l'elemento, diciamo, che mi lascia invariata la matrice a destra può essere identità, ma può anche essere altre cose. Primo non è unico, però se vado a cambiare l'ordine non posso proprio fare prodotto.
cioè, allora, tu, insomma, lasciate perdere tutto questo, tutto quanto quello che stiamo dicendo vale nell'ambito delle matrici quadrate. Anche qui, quando parlo di identità, non è sempre la stessa. Se stiamo nella matrice n per n, sarà l'identità n per n. Cioè la matrice identica non è una matrice, so, da una matrice per ogni ordine. Cioè se è 2x2 è 1, 0, 0, 1. Se è 3x3 è 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E così. Ci siamo fino a qua? Ok. Quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che abbiamo finito l'ora e facciamo 5 minuti.